È arrivata l'estate, periodo di vacanze, momento ideale per alzare la testa e fermarsi a scrutare il cielo notturno. Lo spettacolo che la volta celeste ci offre in questa stagione è veramente straordinario. Il cielo, da nord a sud, è attraversato da una striscia luminosa e biancastra che gli antichi, proprio per questo, chiamarono Via Lattea. Quando la osserviamo in direzione sud, allora volgiamo lo sguardo verso l'interno della nostra galassia, la casa del nostro sistema solare. Molte sono le costellazioni che caratterizzano il cielo estivo. Il Cigno, con la brillantissima Deneb e le sue spettacolari nebulose, come la Nord America. La Lira, la cui stella principale Vega, ci osserva dallo Zenith, e l'Aquila con la stella bianca Altair. Deneb, Vega e Altair sono stelle facilmente osservabili fin dal primo calar delle tenebre e formano il cosiddetto triangolo estivo. Tra le costellazioni zodiacali, sicuramente le più interessanti sono il Sagittario, lo Fiuco e lo Scorpione. È proprio nella loro direzione che si trova il centro della nostra galassia, ove, a noi celato da una folta coltre di nubi oscure molecolari, risiede un buco nero con un gran numero di stelle che gli ruotano vorticosamente intorno. Il mito della costellazione dello Scorpione è molto antico, essendo la costellazione già nota ai Sumeri. Successivamente i Greci hanno legato il mito dello Scorpione a quello di Orione. Sarebbe stato infatti lo Scorpione, inviato da Artemide, la dea della caccia, a pungere mortalmente il grande cacciatore, assunto poi in cielo per volere del padre degli dei, Giove. Lo Scorpione, sebbene non molto esteso, è costituito da stelle molto luminose ed è facilmente riconoscibile a circa 20 gradi sull'orizzonte verso sud nel cielo estivo. L'Alfa Scorpi, cioè la stella più luminosa dello Scorpione, è Antares, una stella supergigante rossa di magnitudine media di 1,06. Una delle regioni particolarmente interessanti dello Scorpione è la nebulosa a emissione NGC 6334, detta Zampa di Gatto, che fu scoperta dall'astronomo inglese John Herschel nel 1837. La nebulosa è stata oggetto di molti studi ed è stata recentemente ripresa nella banda dell'infrarosso dal telescopio VISTA dell'ESO e dal Wide Field Imager del telescopio MPG ESO a La Silla, in Cile. La nebulosa dista circa 5.500 anni luce da noi e ricopre un'area di cielo poco più grande della luna piena. L'intera nube ha un'estensione di circa 50 anni luce ed è uno dei vivai di stelle massicce più attivi della nostra galassia. Al suo interno sono presenti brillanti stelle blu di recente formazione, ognuna con una massa pari a circa 10 volte quella del nostro Sole e nate negli ultimi milioni di anni. La Zampa di Gatto ospita anche molte stelle appena nate, nascoste da strati di polvere, il che ne rende difficile l'osservazione. In totale, tale nebulosa pare contenere alcune migliaia di stelle. E proprio studiando le popolose costellazioni estive, come la zona di cielo compresa nel triangolo estivo e i numerosissimi ammassi di stelle in direzione del centro galattico, che a partire dalla metà degli anni 90 gli astronomi hanno dato inizio a un nuovo filone di studio, quello della ricerca di pianeti extrasolari, cioè di pianeti orbitanti intorno a stelle diverse dal nostro Sole. I dati raccolti con la missione Keplero indicano che nella nostra galassia possano esistere 50 miliardi di pianeti, di cui una certa frazione potrebbe avere dimensioni e caratteristiche simili a quelle della Terra e di conseguenza essere in grado di ospitare forme di vita. 20 anni di osservazioni hanno permesso di identificare oltre 550 pianeti extrasolari. In oltre 20 anni di osservazioni, gli astronomi hanno scoperto molti pianeti extrasolari, cioè pianeti orbitanti attorno a stelle diverse dal nostro Sole. Alcuni, detti pianeti gioviani caldi, sono giganti gassosi di dimensioni 2 o 4 volte quelle di Giove. Altri sono rocciosi o mondi ghiacciati 2 o 3 volte più grandi della Terra. Nel 2007 il telescopio orbitante Hubble veniva puntato in direzione della Vulpecola, una costellazione interna al triangolo estivo. Non lontano dalla nebulosa M27 veniva rilevata la presenza di un grande pianeta gassoso orbitante attorno alla stella HD 189733, a circa 63 anni luce da noi. Per le sue imponenti dimensioni e per la sua temperatura di oltre 900 gradi Celsius, il pianeta, che non si presta certo a ospitare forme di vita, fu definito un Giove caldo.
È talmente vicino alla sua stella madre che per mantenere un'orbita stabile deve ruotare in appena 2 giorni. Il forte interesse per questo settore di ricerca è testimoniato dai molteplici studi scientifici che hanno coinvolto gruppi di ricerca internazionali. Ad esempio, le osservazioni compiute con lo spettrometro ARPS e il telescopio ESO a La Silla in Cile hanno permesso di individuare sistemi planetari più complessi come quello della stella HD 10180 a 127 anni luce da noi nella costellazione dell'Idra. Questo sistema planetario presenta caratteristiche peculiari. Possedendo almeno 5 pianeti tipo Nettuno entro orbite con raggio minore di quello di Marte, è decisamente più popolato del nostro sistema solare. Inoltre, i pianeti sembrano avere orbita pressoché circolare ed hanno dimensioni minori di Giove. Ancora, la posizione dei pianeti sembra seguire uno schema regolare, simile a quello del nostro sistema solare. Un sistema planetario abbastanza simile al nostro è stato scoperto nella costellazione del Sagittario. Uno dei pianeti presenta dimensioni pari a quasi 5 volte quelle della Terra e compie un giro attorno alla sua stella madre in circa 10 anni. Si tratta del pianeta extrasolare più piccolo finora osservato e la sua stella è quella meno calda fino ad adesso individuata. La stella ha una massa pari a 1/5 di quella del Sole ed è situata a circa 20.000 anni luce in direzione del centro della Via Lattea. Mercurio presenterà una modesta apparizione serale nella seconda metà di luglio, mentre Saturno rimane ancora visibile di prima sera a destra di Spica. I nottambuli potranno ammirare il gigante Giove nella costellazione dell'Ariete, nelle ore prima dell'alba tra giugno e luglio e intorno alla mezzanotte in agosto. I momenti propizi all'osservazione celeste, ossia quelli di luna nuova, si collocano nei periodi a cavallo tra i mesi. La luna nuova cadrà infatti il 1° e il 30 luglio e in agosto il 28. Per concludere, da oltre 30 anni il gruppo Astrofili Savonesi organizza un campo estivo astronomico, un momento per incontrarsi e condividere una passione. Ma per parlarvene abbiamo un ospite speciale, Naele, la più giovane iscritta alla nostra associazione. Ti cedo la parola per raccontarci del campo. Quest'anno si parte tutti insieme il 29 luglio, destinazione Colle di San Pere, a cavallo tra la Val Maira e la Val Varaida, nel basso Piemonte. Arrivati, si piantano le tende, i telescopi e si prepara la cambusa. Se la notte è serena, osserviamo e fotografiamo il cielo, finché non si crolla dal sonno. Di giorno c'è chi dorme, chi legge, chi cucina, chi gioca e chi va in escursione. Si ritorna a casa martedì 2 agosto. Tutti quelli che vogliono venire a trovarci e osservare il cielo con noi saranno benvenuti. Ma mi raccomando, fatecelo sapere mandandoci un'email. Questo è tutto per ora. Arrivederci a ottobre con una nuova puntata di Occhio al Cielo e cieli sempre sereni.